entrò una volta in emergenza e non riuscivo di fortuna nel finale, ma questa squadra ha dimostrato come sempre di saper soffrire nelle difficoltà. Sì, una partita particolare, molto combattuta, molto difficile perché loro sono una squadra molto fisica che cerca tante palle dei contrasti. I ragazzi hanno fatto una buona gara a livello di sacrificio, ci è mancato un po' di tranquillità al momento di recuperare palla, però per il punto ci può stare con una partita del genere. Magari potevamo essere un pochino più fini nell'ultimo passaggio, soprattutto nel secondo tempo, però alla fine abbiamo avuto un palo contro che magari loro potevano anche vincere, però penso che il pari è il risultato giusto. Con quello di oggi sono 6 risultati consecutivi e 14 punti nelle ultime 6 partite. E cosa significano questi numeri? No, significa che la squadra ha risposto bene fino adesso. Ha fatto un grande sacrificio fisico e mentale perché è stato un campionato duro per noi, tanti infortunati, tanti indisponibili, però quelli che sono riusciti a entrare in formazione e ad allenarsi in continuazione hanno fatto molto bene, quindi siamo contenti per loro e speriamo a braccia aperte a tutti i giocatori che possono rientrare nell'anno nuovo. Appunto a questi fini, quanto sarà importante la sosta che arriva adesso? No, ci viene molto bene, soprattutto per quelli indisponibili, però anche per recuperare energie fisiche e mentali per il secondo girone, che sarà più duro del primo sicuramente. Mister, un augurio a tutti i tifosi. Bueno, ringrazio tutti i tifosi, un augurio di buon Natale, di un felice anno, che sia un anno molto migliore del 2022 e che la salute vi possa accompagnare sempre. Quindi alla distanza un grande in bocca al lupo e buone feste.